Ok, buongiorno a tutti, io sono Francesco Iacodiello, questo è il corso di metallurgia 1. In effetti è un corso che si tiene appunto al terzo anno di ingegneria industriale e curriculum meccanica. La maggior parte di voi non ha proprio idea di cosa sia la metallurgia, quindi in realtà in molti casi sarà piuttosto un corso di introduzione alla metallurgia piuttosto di metallurgia 1 vero e proprio. Qualche informazione diciamo fondamentale: orario 9:11 il lunedì, 9:12 il giovedì, in aula 1.1. In realtà una di queste 5 ore sarebbe in più, noi le faremo tutte all'inizio perché purtroppo mancherà una settimana a ottobre, quindi in realtà mi serve anticipare un po' di lezioni. Poi vediamo, stiamo andando troppo velocemente, rallenteremo, ma comunque insomma questo sarà l'orario. So che molti di voi hanno difficoltà a stare qui alle 9 puntuali per qualche, ogni anno è sempre lo stesso problema. In realtà arriverò qui verso le 9 per montare il sistema, a 9:15 inizieremo, quindi in realtà chi dovesse avere problemi di orario può tranquillamente vivere l'arrivo con un po' più di calma. Vi pregherei di staccare i cellulari eccetera per ovvi motivi, un po' per non disturbare la lezione, un po' perché stiamo registrando e quindi chiaramente è meglio che i cellulari stiano fermi in qualche modo. Programma del corso. Come vi ho detto, si tratta di un corso sostanzialmente di introduzione alla metallurgia, il che non vuol dire che non avrete concetti abbastanza utili nel campo dell'ingegneria meccanica. Ci sarà una parte iniziale, ma pochissime slide, di chimica fisica. Avremo una parte importante in cui racconteremo i reticoli cristallini, andremo a raccontare i principali difetti di all'interno dei reticoli, micro e macro, che vanno a giustificare il fatto che il comportamento meccanico dei materiali metallici non è quello il teorico ideale legato a una struttura cristallina ideale, come andremo a vedere più là, e parleremo un po' di meccanismi di deformazione e allo stesso tempo di meccanismi di rafforzamento. Approfondiremo parecchio i concetti relativi alle prove meccaniche, non solo nella loro esecuzione, che è una cosa abbastanza banale, quanto andando ad analizzare quali sono i meccanismi di danneggiamento che vengono a svilupparsi durante l'esecuzione di queste prove meccaniche e che cosa in effetti andiamo a cercare quando andiamo appunto a fare qualche prova di trazione, durezza, resilienza, eccetera. Diagrammi di fase sono appunto, li avete un po' visti già a chimica, però so già che non vi ricordate niente, quindi in realtà vanno ripresi, e in qualche modo andremo a vedere nel dettaglio quello che appunto è forse la croce e delizia di questo corso, il diagramma ferro-carbonio. Diagramma ferrocarbonio, ferrocementite, sono due diagrammi più o meno sovrapposti che dovrete sapere a memoria, quindi in realtà sappiate che una parte a memoria verrà chiesta ed è appunto questa. Ci sarà tutta una parte relativa ai trattamenti termici e termochimici di diffusione, finalizzato a che cosa? Ma a parte a darvi qualche concetto di base che è relativo a tempra, normalizzazione, cioè termini tecnici utilizzati normalmente all'interno dell'azienda, ma poi in realtà a farvi capire un aspetto fondamentale, cioè la composizione chimica di una lega, ferrosa o non ferrosa, è sicuramente importante, ma per le prove, per il comportamento meccanico, sarà ancora più importante il trattamento termico. Noi con lo stesso acciaio possiamo ottenere un'infinità di comportamenti variando appunto il trattamento termico ad esso applicato. Dopodiché acciaio e ghise sono le leghe fondamentali che andremo a vedere in questo corso. In questo corso praticamente non vedremo leghe non ferrose, queste le vediamo, le vedrete se vorrete in metallurgia 2. Si tratta appunto, nel caso di acciaio e ghise, di leghe a base ferro, sono probabilmente le leghe metalliche più utilizzate, quindi non potete prendere una laurea in ingegneria industriale con curriculum meccanico senza avere idea di cosa siano appunto queste tipologie di leghe. Vedremo la designazione, vedremo la classificazione e vedremo le proprietà legate a tutte queste classi di leghe appunto ad alto o basso tenore di carbonio, quali sono appunto le ghise, alto tenore di carbonio, e gli acciai. Come uniche leghe non ferrose diremo qualcosa relativamente alle leghe d'alluminio e poi faremo qualche cosa a proposito della metallurgia della saldatura, cioè non salderemo, non ci interesserà saldare. Vedremo però come questa modalità importante di giunzione di due o più parti meccaniche ferro disgiunte possa appunto indebolire la struttura e come si può in qualche modo superare questo problema. Materiale metallico, materiali metallici, insomma, quali sono i testi, quali sono il materiale didattico consigliato? Come testo cartaceo, se potete comprarlo bene, se no altrimenti vedete fra poco è totalmente disponibile online. Materiali metallici di Cavallini è anche disponibile in versione sfogliabile nel sito
metallurgia.unicas.it o meglio ancora all'interno del corso in Google Classroom. Voi sapete che avete, ormai lo sapete a memoria, un account Google Classroom che fra l'altro vi dà tutta una serie di, come dire, di gadget simpatici, ad esempio un drive infinito, potete metterci quante foto volete, insomma, banalmente. Accedendo a Google Classroom con questo codice avete l'accesso al corso di metallurgia 1. Non lo cambio, hanno grande, ci sono alcuni colleghi che lo cambio, riesco a non cambiarlo, non c'è nessun motivo. Qua troverete i luci del corso in formato PDF, in realtà li trovate sdoppiati. Uno è con i video, un po' più pesante, l'altro è senza video, con le anteprime. Potete tranquillamente stamparveli e usarli a lezione per scriverci sopra. Come vedete molto spesso noi andremo a commentare dei diagrammi, delle foto, forse avere fra le mani già le dispense stampate è più utile per poter prendere appunti direttamente sopra. Abbiamo le lezioni video registrate, in realtà in questo momento sono quelle vecchie, appunto più capelli, meno pancia, eccetera. Queste nuove verranno caricate man mano, quindi in realtà io adesso creerò una seconda playlist nel canale YouTube di Ingegneria e linkerò queste in un secondo gruppo finché non saranno finite. Una volta terminate quelle vecchie le cancello e verranno solamente queste nuove disponibili. Canale iTunes in realtà non sta funzionando bene iTunes, quindi in realtà non sto caricando qui sopra i video registrati, vengono caricati solamente in YouTube. C'è un'altra cosa che è un po' datata, ma in realtà appunto conto di aggiornarle, però non con voi, i lucidi commentati. Gli stessi lucidi in realtà sono quelli vecchi, che sono commentati con una voce un po' cupa, perché l'ho fatto quando la bimba era piccola, lei dormiva e io di notte parlavo, quindi insomma in realtà questa voce un po' strana. È in più, però insomma. Allora, come fare per superare l'esame? Vi basta tranquillamente il libro e questo materiale qua. Ovviamente dentro il materiale didattico online trovate il libro in versione sia ebook che iBook. Differenza c'è, la versione iBook è quella che è disponibile sul iBook, il portale della Apple, è molto più carino. Ci sono tutta una serie di link interattivi anche nella versione ebook. E potete appunto utilizzarla su quella Apple, solo su Apple, e quell'altra su tutte quante le piattaforme. Insomma, i contenuti sono identici, a me piace più quella sulla Apple, ma è una questione di gusti personali. Modalità d'esame. Quest'anno le ho cambiate. Non ne potevo più di fare la guerra con voi per impedirvi di fotografare il testo, che era quello delle prove a domande multiple. Non se ne poteva più, onestamente, stavo perdendo. Ormai avete le fotocamere ovunque, nell'anello, nel basta. Praticamente la prova adesso saranno sempre due prove intercorso. Una domanda preliminare, vi dico subito sempre qual è. Nella prima prova intercorso dovete sapere a memoria il diagramma ferro-carbonio e quindi vi si chiederà di commentare una solidificazione, un raffreddamento per il 2% in carbonio, l'1% in carbonio o il 3.100% di carbonio. E poi tre domande a risposta aperta. Che vuol dire la risposta aperta? Tempra, e raccontate quello che sapete sulla tempra. Nitrurazione, e raccontate quello che sapete sulla nitrurazione. Meccanismi di rafforzamento, e scrivete. Ora, questa cosa sembra più facile o più difficile, dipende dai gusti. Ogni domanda potrà avere al massimo 10 punti, quindi potete prendere 30 punti, se è particolarmente buona, 30 e lode. La prova durerà un'ora, perché chiaramente vi dirò perché sarete troppi. Vi dovete portare da casa i fogli protocollo, perché non ce l'ho per tutti quanti, io vi trovo un foglietto con sopra le domande e voi dovrete fare il vostro compito sul foglio protocollo. Chiaramente a questo punto potrò sbizzarrimi con le domande, ognuno avrà domande diverse rispetto agli altri. Qual è l'inghippo? Se scrivete un italiano pessimo, vi boccio anche perché avete scritto male. Quando dico scritto male non voglio il dolce stil novo, ma le accentate vanno messe. Io ho tu A e gli A con l'H. Dico questo perché io avevo rinunciato a fare questo tipo di compito proprio perché non ne potevo più di bocciare le persone per mancanza di grammatica di base. Un corso di Italian for Italians forse poteva essere utile, ma il problema è che proprio, cioè, Gise va scritto con l'H. So che è un segreto, è un mistero, ma Gise non è la Ghisa, d'accordo? E così via. Vi assicuro che, allora, il mio italiano non è poi così florido, ma santa miseria, almeno le accentate, io tu hai gli A, va saputo. Entrambe le prove, una sta più o meno a metà del corso, l'altra sta alla fine, vanno superate con almeno 18 trentesimi, il risultato finale è la media dei due.
dei due voti, superati entrambi con 18 almeno. Domanda, non lo supero, non c'è nessun problema, ci vediamo agli esami. L'esame è un orale. Domanda a piacere vostra, portatevela, non vedete che ogni volta fate la faccia del cerbiatto di notte illuminato dai fari della macchina, non è una sorpresa, fate in modo per mettervi a vostro agio. C'è chi rimane lì sgranato e poi non si sa perché si trova lì. E poi domanda a piacere mio, N. Allora, quanto dura l'esame? L'altro giorno ho dato un trentellotto a una ragazza in 3 minuti perché si capiva al volo che questa inquadrava immediatamente il problema all'istante, magari se imparate le prime 3 parole di ogni argomento, ma comunque, o se no può durare un'ora. Il tentativo è sempre quello di promuovermi, ma è chiaro che se alla prima domanda cos'è un acciaio, comincia già la persona a non sapere dove si trova, è chiaro che mi ha bocciato solamente sulla prima domanda. No, tu non dovevi star lì in quel momento a farlo orale, insomma. Poi ancora, vabbè. Il gruppo di metallurgia tiene questi 3 corsi all'interno del corso di laurea in ingegneria industriale e laurea magistrale in ingegneria meccanica, metallurgia 1, il docente sono io, 6 CFU, vi trovate qua, se avete sbagliato l'esame è il momento di andarsene, metallurgia 2 al secondo anno magistrale meccanica, i docenti siamo io per 6 CFU e il collega Di Cocco per 3 CFU, e ancora metallurgia e metallografica al secondo anno laurea magistrale 9 CFU. In realtà, come sapete, nel nuovo manifesto questi 2 corsi sono una scelta, quindi potete sceglierli o potete, se avete passato una brutta esperienza in metallurgia 1, editarmi accuratamente. Attività e tirocini e tesi, è una lista, insomma, in realtà la tesi triennale è una tesi molto ridotta, 3 CFU, per cui insomma in realtà si tratta di fare attività molto ridotta all'interno del laboratorio, in realtà poi le tesi più importanti sono quelle che facciamo alla magistrale, che sono alcuni degli argomenti che noi trattiamo durante appunto l'attività di tesi, sostanzialmente la nostra attività di ricerca nelle quali voi venite inseriti sulla triennale in maniera molto leggera effettivamente, nella magistrale in maniera molto più importante.